Anche il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, è stato ospite a Bari dal giornalista Nicola Porro. Inevitabile affrontare alcuni temi importanti per il futuro, soprattutto in ottica gas ed energia. Quali gli scenari futuri? La macchina dello Stato non si può fermare, soprattutto su questioni così importanti. Noi stiamo lavorando esattamente come stavamo lavorando una settimana fa. Aspettiamo anche noi di vedere come, diciamo, si sviluppa questa fase un po' delicata, però certamente l'ingranaggio non si ferma, tanto più che oggettivamente la situazione è complicata perché, come sapete, c'è una guerra alle porte, c'è una carenza di forniture di gas. Però la nostra situazione, devo dire, in questo momento come Italia è di gran lunga migliore del resto dei paesi europei. L'Italia consuma 76 miliardi di metri cubi all'anno, 76 miliardi di metri cubi all'anno di gas. Nel 2000 una bella fetta, più del 20%, era nostro, lo producevamo nei nostri giacimenti, nel 2020 ne produciamo il 3%. Allora, se domani Putin passasse da 30 a 0, cosa che così si può dire ma non è possibile, comunque ci vorrebbe un po' di tempo. Ci vorrebbe, insomma, dall'ordine di un mese o di lì. Comunque, se domani passasse, noi avremmo un inverno dove c'è sicuramente necessità di qualche forma di risparmio energetico, che ora vi dico perché è già prevista, però certamente non una cosa catastrofica che va a toccare pesantemente soprattutto il comparto industria. Certamente esiste già nello Stato, c'è una cosa che si chiama Comitato Emergenza Gas, come c'è il Comitato per i terremoti, come c'è quello per le alluvioni, che ha tutta una serie di protocolli che in funzione di un'eventuale emergenza in un qualsiasi settore intervengono, diciamo, mitigando il danno. Allora, noi ovviamente questa roba ce l'abbiamo, è tutta codificata, è tutta classificata, e certamente la tiri fuori nel momento in cui serve, c'è. Però io in questo momento la mia proiezione con i numeri che ho adesso, con i flussi che ho adesso, dice che non serve.